Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo nel video acquisti del Firenze Comics. E poi capirete anche perché questo video è uscito dopo lo scorso, cioè dopo il video dove vi spiego altri fumetti che leggo. Tranquilli, poi lo capirete. Ricordatevi di lasciare like, iscrivervi, commentare se vi va di attivare la campanellina e di leggere tutte le descrizioni. Insomma, di leggere le descrizioni di un video quando esce, insomma, avete capito, no? Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere e direi di cominciare subito. Allora, partiamo con questa. Allora, sapete le classiche bustine che trovate, cioè, insomma, c'è quei cestini dove dentro ci sono bustine del genere, con scritto tipo 1 euro, 3 euro, però tenta la fortuna, queste cose qua, no? E qua dentro, cioè, tipo una busta a sorpresa, dentro ci sono quello che ti capita, ti capita. Io l'ho pagata 1 euro e ora vi faccio vedere cosa c'è dentro. Ok, un attimo, eh. Oh, tadan! Questo di Mario Galaxy, che ancora non ho levato dalla bustina per farvi vedere. Ora lo leverò. Ce la posso fare. Ovvio. Ecco, lui. Ora io non conosco proprio benissimo Mario Galaxy, però è di Mario Galaxy, cioè in pratica c'era solo roba di Mario Galaxy. Bene, ora passiamo al resto, ai fumetti, e in questo video ci sono solo fumetti, queste cose qua. Insomma, non ci sono action figure o altro, è tipo il video acquisti di Luca Comics, non so se ve lo ricordate. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Ok, cominciamo con i manga. Sempre Planet Manga all'inizio, ragazzi, non c'è Naruto Color. Penso sia uno dei pochi video acquisti dove non c'è Naruto Color, veramente. Parte le bischierate, cominciamo con Digimon numero 5 e numero 6. Non so perché il 5 sia, vedete? Cioè sia più stretto, perché c'è scritto ristampa in edizione limitata, quindi è una ristampa, ma non so perché sia così piccolo. Però vabbè, cioè, occupa meno spazio. L'ho pagato sempre 4,50 euro. No, avevo lo sconto. Ma non importa. Mi sto dilungando troppo. Vabbè, questi due numeri di Digimon. Poi One Punch Man numero 10 e numero 11 appena uscito. Dovevo recuperare il 10 e l'ho recuperato, infatti. E poi vabbè, l'11 è uscito praticamente ora, in questi giorni, e quindi l'ho preso. Ora, un manga che non ho mai letto, ma che in molti consigliano, dicono sia un manga veramente bello. E io l'ho voluto provare, tanto sono solo due volumi, costa tanto, vabbè, penso abbiate capito che è Solanin, numero 1 e numero 2. Numero 2 è anche bello grosso come volume, vedete? Costano entrambi 7,50 euro, ma mi hanno fatto lo sconto, sì che l'ho pagati meno. Tutte le cose che vedrete in questo video l'ho prese con lo sconto, perché sennò non l'avrei proprio prese. Ultimo manga della Star Comics, One Piece, numero 10, che non so con, cioè, ho una forza di volontà io che voi non avete un'idea, perché sì, voglio recuperarmi anche tutto One Piece. Avete capito qual è il problema. Che l'edizione bianca sono 72, no, 75 volumi, e ancora deve continuare, perché già nell'edizione blu siamo fino all'85, quindi deve continuare, già sono un casino di volumi. E praticamente mi servono un casino di soldi che ovviamente non crescono sugli alberi. Bene, i manga sono finiti, passiamo ad altri fumetti che vi ho fatto vedere nello scorso video. Infatti, ve l'ho portato prima di questo video qua, perché sennò non avrebbe avuto senso. E allora, Diabolik il numero 23, quindi proprio, cioè, altre epoche, veramente quasi avanti Cristo. E il numero 17, ancora più vecchio. E poi due volumi a colori, il numero 8 giallo e il numero 2 blu. Li ho presi così, cioè non perché proprio così, ho preso quelli che costavano meno, furbo. E non solo, ho preso anche questi gialli blu perché boh, mi garbavano. E quegli altri due così perché erano quelli più vecchi, mi piaceva prenderli, insomma non c'è un motivo. Poi altri fumetti, anche questi ve l'ho non solo ve l'ho fatti vedere nello scorso video, ma ve li ho pure consigliati, e sono Scott X Magazine numero 9
e il numero 12, che dovevo recuperarli, e quindi appunto li ho presi. Sono dei fumetti cretini, veramente stupidi, però fanno schiantare dal ridere. Quindi ve lo ripeto, ve li consiglio a tutti. Se seguite sì, io, perché questi qua veramente sono fantastici. Concludiamo il video con due fumetti, due Marvel, e sono Spider-Man il Vendicatore numero 11 con Deadpool e Spider-Man il Vendicatore numero 15. Le origini di Superior Spider-Man. Boh, questo qua. Cioè, questi due. Perché ancora di Spider-Man non ho mai letto niente, però da piccolo mi garbava veramente tanto e quindi ho detto, boh, prendiamo qualcosa e vediamo se mi può piacere, se posso continuare a leggere Spider-Man. E poi questo qua, a essere sinceri, l'ho preso anche perché mi ispira a Deadpool e volevo vedere se poteva essere carino. Questi erano i miei acquisti che ho fatto a Firenze Comics, spero vi siano piaciuti, nel caso vi siano piaciuti lasciate like, ricordatevelo, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, ricordatevi anche questo, e commentate, scrivete quello che vi pare, indifferente, e se vi va attivate la campanellina che trovate qua sotto per ricevere la notifica appunto quando carico un video. Detto questo, io e il nostro amico vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!